ringrazio per questa la prima lettura, ma molto, molto chiara nei limiti in cui questo testo può essere, perché ovviamente da un lato c'è la concezione originaria in Dublino, ma soprattutto immagino che l'intensità della negoziazione abbia sfruttato la semantica delle lingue in un modo molto consistente. Abbiamo parlato di servizi online, anche di enciclopedie online, il mondo, la galassia Wikimedia, qui rappresentata da Giuseppe Profitti. Sentiamo questa prospettiva e poi vediamo di magari approfondire la parte di vostre curiosità o domande. Grazie. Spero sia acceso. Parliamo di acceso. Non ho un'idea. Se mi sentite. Grazie. Buonasera a tutti. Io faccio una breve presentazione per chiarire un po' chi sono e perché sono qui a parlare. Io sono un informatico, quindi non mi addentrerò in dettagli legali e faccio parte di Wikimedia Italia, che è un'associazione che in Italia promuove la conoscenza libera, tra cui anche il progetto Wikipedia, che spero conosciate tutti. Quindi la nostra è un'associazione di promozione sociale e lavoriamo con istituzioni culturali, biblioteche, archivi, musei per portare la cultura che c'è all'interno di queste istituzioni al pubblico usando dei nuovi mezzi digitali. Wikimedia è un movimento che è tra gli attori che più sono stati con una forte voce contro le varie versioni di questa direttiva che si sono susseguite nel tempo. Perché questa direttiva ha avuto un iter molto lungo, ci sono stati diversi passaggi, diversi rimaneggiamenti e ogni volta c'è stato un tentativo di cercare di allineare il testo di questa direttiva a quelli che sono i valori del nostro movimento, cioè avere una più possibile materiale libero per il pubblico, che sia accessibile, che ci siano meno restrizioni possibili in modo da aumentare quello che è il patrimonio accessibile al pubblico. Non è neanche la prima volta in cui Wikipedia effettua un oscuramento per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di una proposta legislativa. La Wikipedia in italiano è stata la prima Wikipedia al mondo nel 2011 a effettuare questo tipo di sciopero, per cui è stata oscurata. Ai tempi era in discussione nel Parlamento italiano il cosiddetto decreto legge intercettazioni, che nella prima stesura aveva delle richieste molto stringenti nei confronti di qualsiasi sito internet. Dopo l'Italia ci sono state altre, dopo la versione italiana ci sono state altre versioni linguistiche che sono oscurate nel corso degli anni, in Russia prima che fosse approvato l'attuale legge sulla sicurezza di internet, negli Stati Uniti per le proposte di legge SOPA e PIPA che avevano alcune similarità con questa direttiva, e lo scorso anno, prima dell'estate, per esattamente questa direttiva. Prima dell'oscuramento di Wikipedia, di questa direttiva sulle testate, diciamo, per il grande pubblico non si parlava. Non c'era conoscenza di questo iter, del fatto che questa direttiva fosse quasi pronta per essere approvata. Da quel momento, se voi avete seguito i giornali, dall'estate scorsa c'è stato un susseguirsi invece di articoli pro, contro, in base alla testata in generale a favore della direttiva, discussioni su come meglio
scrivere questa direttiva, perché una cosa importante è che tutto il mondo della cultura libera, non eravamo solo noi, c'erano stati anche organizzazioni che si occupavano di diritti civili, 145 organizzazioni nel mondo che hanno scritto una lettera aperta relativamente a questa direttiva, accademici, 200 accademici di tutta Europa, l'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite si è anche espresso. L'idea è, una direttiva era necessaria perché la gestione del copyright non era allineato al mondo attuale. Nel momento in cui si procede a fare una direttiva di questo genere, sarebbe bello scrivere qualcosa di forte e che sia il più possibile utile al pubblico. I due punti principali su cui noi eravamo molto contrari erano esattamente quello sui filtri, cioè l'ultimo punto coperto dall'avvocato, cioè il caricamento che viene impedito o viene comunque vagliato, e la questione dei link, dei collegamenti, perché nella versione della scorsa estate la questione dei collegamenti verso le testate giornalistiche era estremamente stringente, dato che per esempio le voci di Wikipedia, richiedendo delle fonti verificabili per poter accompagnare il testo in modo tale che il lettore possa verificare che quanto scritto sia effettivamente vero, avrebbe subito un duro colpo, perché non potendo mettere un link si andava a danneggiare l'utente. La parte che anche nella versione definitiva secondo noi crea molti problemi e sarà poi il caso dell'applicazione nazionale un altro campo di battaglia in merito, è quello del filtro, cioè l'articolo che adesso è l'articolo 17, in origine era l'articolo 13, che sostanzialmente richiede questo: chi fornisce uno spazio in cui un utente può caricare il materiale, video, foto, testo, qualunque cosa, deve fare tutti gli sforzi possibili per impedire il caricamento di materiale coperto da diritto d'autore. Il problema nasce qui. Quali sono tutti gli sforzi possibili? Il più famoso sito di condivisione di video al mondo ha qualcosa come 5 ore di video caricate ogni secondo, per cui capite bene che è impossibile per un essere umano vagliare questi contenuti. Bisogna per forza ricorrere a dei sistemi automatizzati. Questi sistemi automatizzati, questi filtri automatici, che poi i legislatori europei hanno dichiarato non essere richiesti dalla lettera della legge, sono sostanzialmente quello che sarà necessario avere. C'è anche da dire, per esempio, che il ministro della cultura francese, il giorno dopo l'approvazione di questa legge, ha detto: bene, adesso potremo implementare questi filtri, quando fino a pochi giorni prima i legislatori europei dicevano: no, assolutamente i filtri non sono richiesti. Cosa sono questi filtri? Questi filtri sono dei programmi informatici che guardano quello che voi andate a caricare sul sito e decidono se sia coperto da diritto d'autore o no, e quindi se voi siete autorizzati a caricarlo in maniera opaca. Voi non potete sapere perché sia stato deciso che quel contenuto è lecito oppure no, senza sapere qual è la qualità di questo filtro. Io mi sono occupato per degli anni di informatica applicata alla medicina e alla biologia, quindi sistemi di questo tipo predittivi ne ho visti un po', e vi posso dire che la qualità di questi sistemi è molto variabile, per cui bisogna anche decidere che cosa sia preferibile: avere un sistema molto stringente per cui ci siano dei falsi positivi, il mio video viene segnalato come violazione di copyright anche se non lo è, perché si vuole essere più si vogliono creare più garanzie verso i detentori dei diritti, oppure si preferisce un sistema che
qualche volta faccia scappare qualche materiale coperto da copyright per garantire invece maggiormente l'utente che carica. Inoltre, tra le eccezioni di questo articolo ci sono i diritti di parodia, di critica. Se io volessi fare per esempio un video in cui commento una situazione, un servizio del telegiornale per descrivere che cosa sia stato detto correttamente oppure no, in che modo un sistema automatico potrebbe capire che quel pezzo del video è un pezzo che io ho utilizzato per poterlo analizzare, per poter fare uno studio in merito, e non invece una violazione. Una macchina non può entrare nel merito di queste cose. Inoltre c'è tutta la parte di discrezionalità di come viene costruito un sistema di questo genere. Come faccio a sapere che qualche contenuto è coperto da copyright, questo contenuto è coperto da copyright e quest'altro no? Bisogna avere un archivio di questo materiale. Questo archivio non è accessibile a tutti. Un detentore dei diritti deposita qualcosa di digitale dentro per poter identificare il proprio materiale, e chi utilizza il filtro prende per buona questa dichiarazione. C'è stato un caso recente lo scorso anno di un pianista che ha suonato un pezzo di Bach, si è registrato mentre suonava il pezzo di Bach, l'ha postato su YouTube ha tolto il video perché c'era stata una segnalazione da parte di Sony dicendo no, questo, ci sono 47 secondi in questo video che appartengono a noi. Noi abbiamo il copyright su 47 secondi di questa composizione. Una composizione di Bach. Le composizioni di Bach sono nel pubblico dominio. L'esecuzione l'ha effettuata chi ha caricato il video, e per cui è un po' difficile che fosse coperta da diritto d'autore della Sony Music. L'utente è riuscito dopo diverso tempo a far ripristinare il video, ma tutti quei sistemi automatici, quelle modalità di reclamo che sono anche previste da questa direttiva hanno fallito, perché lui è andato su YouTube, ha detto no, guardate, sono io che suono, non c'è il copyright, e il sistema ha detto no, è della Sony, e quindi c'è stata necessaria una sollevazione popolare sulla rete, per cui questa informazione è uscita, molte persone hanno contribuito alla discussione e alla fine Sony ha ammesso no, è vero, non è nostra. C'è quindi uno sbilanciamento dal punto di vista, che è questo poi il punto principale che a noi preme. Alla fine questa direttiva è un tentativo di bilanciare, come diceva la dottoressa, interessi diversi, ma gli interessi che sono stati cercati di bilanciare erano quelli dell'editoria, perché ricordiamo che i detentori dei diritti in generale sono gli editori, non gli autori. L'editoria da una parte e grossi colossi dell'informazione digitale dall'altra parte. Nel mezzo gli utenti sono stati colpiti da questo fuoco incrociato, per cui il filtro va a ledere l'utente che carica il proprio materiale, mentre è un tentativo di farsi la guerra tra due grosse entità. Inoltre sono sistemi tutti privati, per cui si demanda a dei privati la possibilità, che cosa che già succede adesso sulle piattaforme social network, dato un caso recente che preferisco non menzionare, di video abbastanza sgradevoli pubblicati e non rimossi in alcuni casi, pubblicati e rimossi in altri casi, per cui non c'è un'equità di trattamento dell'utente, perché è un ente privato che può decidere di fare quello che vuole. Inoltre si inverte l'onere della prova. Io provo a caricare qualcosa, un testo, per esempio io pubblico del materiale didattico per studenti universitari. Se lo volessi caricare su una piattaforma coperta da questo diritto, da questa direttiva,
definitiva, dovrei trovare un modo di giustificare il fatto che quello è il mio materiale. Devo essere io a provare di avere il diritto di pubblicare, non viceversa. Prima di questa direttiva, no, come normalmente succede, il diritto d'autore era già coperto da tutta una serie di norme, per cui nel caso in cui si pubblicasse qualcosa di coperto da diritto d'autore, l'editore poteva rivalersi. In questo caso invece è l'inversione, e chi pubblica che deve dimostrare di poterlo fare. A breve un po' l'intervento, c'erano anche dei problemi dal punto di vista dell'opportunità. Una volta che c'è un filtro, sarà utilizzato solo per quello? Una volta che la tecnologia è lì, è pronta per essere utilizzata, sarà utilizzata solo per quel tipo di operazione? Posso menzionare degli stati in Europa e lontani dall'Europa che utilizzano queste tecnologie per evitare che alcuni argomenti siano discussi online. Il discorso, sì, dell'eccezione dell'enciclopedia online fa un po' sorridere. È un'eccezione che è stata inserita a seguito degli scioperi di Wikipedia per cercare di calmare le acque, ma dal nostro punto di vista è come dire, non so, voi non siete colpiti, non facciamo entrare persone di un certo tipo in Piazza Maggiore, ma tu puoi entrare perché ti lamenti. Per cui è una cosa un po' anche sgradevole dal punto di vista del tentativo di rabbonire chi si esprime per un miglioramento del testo. C'è un'altra cosa che non è finita nella direttiva, che a noi sarebbe piaciuta, che è la libertà di panorama. Libertà di panorama è un discorso molto complesso, ma non ho tempo di coprirlo. Sostanzialmente la possibilità di fare pubblicare foto di monumenti e opere d'arte che sono visibili dalla strada della pubblica piazza. Positivo invece è stata, dal nostro punto di vista, la riproduzione dei materiali di pubblico dominio. Fino a prima di questa direttiva, quando una biblioteca, un archivio avesse creato una riproduzione digitale di un testo in pubblico dominio, questa riproduzione digitale era invece coperta da diritto d'autore. Con la direttiva invece questo viene eliminato, questo vincolo, per cui correttamente, se l'opera è nel pubblico dominio, la sua riproduzione è ancora nel pubblico dominio. Direi che sul resto non c'è molto interesse, a parte dire che l'articolo 15, quello sui link, la necessità di avere un'autorizzazione per collegare le fonti giornalistiche è una cosa che è già stata fatta a livello nazionale in Spagna e in Germania. Spagna è andata malissimo dal punto di vista degli editori, per cui l'applicazione avrà degli effetti che probabilmente non saranno quelli desiderati da legislatore. Grazie. Come abbiamo udito, ancorché ci siamo limitati a una prima lettura giuridica e all'opposto a una breve elencazione di limiti, per una parte, e di elementi positivi di questa direttiva, che forse doveva fare data l'eterogeneità delle norme nazionali, emergono dei profili di grandi criticità. Se pensiamo che poi questa normativa così difficile interpretazione e oggetto di un gigantesco scontro tra vari soggetti,
coinvolti e molto eterogenei, quindi da, adesso posso da Google che ha a servizi come comunità di Wikimedia che sono di altra natura, a mondi di istituti culturali o di istituti di ricerca, per cui naturalmente interessa è quello di far circolare idee, culture, eccetera, eccetera. Immaginiamo tutto questo nella implementazione della normativa nel nostro paese. Chi ha vissuto anche precedenti applicazioni, io adesso ricordo quella sul diritto di prestito, ad esempio, nelle biblioteche, è stato giunta anch'essa in ritardo e sotto minaccia di sanzioni, è giunta, naturalmente è stata effettuata in mezzo a un dibattito notevolissimo, che in modo così, nei suoi profili generalissimi, può riprodurre quella o può essere replicata da questa, perché anche in quel caso naturalmente c'era da un lato, adesso fate un esempio, se prendete un libro in prestito in una biblioteca pubblica, in realtà c'è un diritto di prestito che però non viene pagato dall'utente, non viene pagato dalla biblioteca, non so, di sala borsa, viene pagato dallo Stato. All'epoca erano 2 o 3 milioni forfettari. A chi vanno? A chi andavano questi 2 o 3 milioni? E chi vanno? All'Associazione Italiana Editori, quale si è impegnata poi a investirli in attività di promozione della lettura, cioè a testimonianza, cioè non in prendo com'è, ma per ulteriormente promuovere la lettura e il consumo di libri. Questo generò all'epoca proprio nella questo che vi ho così brutalizzato, in realtà fu un lungo dibattito giunto in ritardo, quindi immaginiamo questa. Poi immaginate adesso quella norma sul diritto di prestito, lo stesso libro a questo regime, immaginate che ci sia un ebook corrispondente a quello, se lo prendete. Qui cambia tutto, le biblioteche che non hanno, anche perché inserite in enti pubblici, non hanno mai, almeno quelle che conosco, violato le norme. Ovviamente sia, prendete sala borsa, per un ebook che può essere corrispondente a un libro cartaceo, si appoggia a un servizio in cui questi diritti sono gestiti quasi in modo automatico dalla piattaforma utilizzata. Quindi quello stesso libro, in questo caso anche dalla biblioteca, o comunque dall'insieme di biblioteche che condividono quella piattaforma, viene pagato all'acquisto e viene pagato ogni prestito, magari 15 centesimi, ma questo ha un potente impatto in prospettiva sui bilanci di quelle biblioteche rispetto al materiale cartaceo, per cui adesso ancora non si percepisce molto, perché in genere materiale online è anche a stampa, anzi il mercato dell'online degli ebook è più contenuto, abbiamo contato circa 30.000 titoli, mentre a stampa ne escono circa 50.000 all'anno. Ma quando questa proporzione sarà diversa, ecco che, come dire, quindi come vedete ci sono tantissimi problemi. In questo caso ovviamente noi ci aspettano 2 anni, in cui fra poco il movimento, perché quello che ha definito saranno problemi che saranno posti proprio nell'applicazione di queste norme. Quindi la materia, tutto questo per dire che naturalmente è materia di dibattito. Quindi se avete curiosità su questi 2 aspetti, quello più giuridico, ma anche questo che poi è molto vicino, è il mondo dell'utilizzazione, della circolazione delle idee, dell'open access, eccetera,
approfittiamo di questa occasione. Eccolo. Si sente, credo che se lei si alza si sente questo momento. Mi chiamo Tavarelli e sono un filmmaker. Ho iniziato la mia, cioè, ho iniziato a studiare un po' la copyright da un corso che ho trovato su Coursera, che però era fatto da un'università americana. Quindi di base io mi sono fatto un'idea del copyright per quanto riguarda gli USA, esatto. Nell'ignoranza ho detto, immagino sia comunque simile anche, non è così, quindi però mi è sembrato strano, un po' da quello che un po' ho capito da questa prima lettura, che comunque sicuramente vado ad andare a leggere per conto mio per magari capirci un po' di più, però il discorso del fair use americano, che quindi tu puoi prendere dei pezzi di un'opera che ha un diritto d'autore e farci una cosa nuova, e quindi tu non devi pagare il diritto d'autore, cioè lo puoi usare, cioè ne prendi piccoli pezzi e ne crei un'opera nuova, e ci sono altre mille possibilità del fair use. Cioè, non capisco, cioè, no, capisco, vorrei sapere dal suo punto di vista. Questo mi sembra forse pigliato in questo momento. Devo rispondere io, no. No, per sapere dal punto di vista legale, qual è la sua idea su perché anche in Europa non siamo arrivati a fair use? Cioè, mi sembra la cosa più intelligente da fare, da migliorare, ovviamente. Questa è un'altra domanda. Grazie. Provo una risposta, però ovviamente poi sicuramente anche gli altri potranno aggiungere importanti elementi per cercare di rispondere. Allora, la prima più banale è che in realtà, anche se il tema della proprietà intellettuale è fortemente armonizzato a livello mondiale più o meno, non è il medesimo ordinamento, non sono le stesse norme in ogni Stato. Quindi io ho sorriso quando lei ha detto che ha investito le sue ore per un corso in materia di copyright statunitense, perché effettivamente gli Stati Uniti ed Europa in particolare segnano ancora oggi delle forti diversità dal punto di vista delle norme. Banalmente, per lo stesso motivo per cui in Italia abbiamo un limite di velocità e negli Stati Uniti ne abbiamo un altro, no? Quindi qua c'è un tema di applicazione della norma sulla base territoriale. Per venire specificamente a cercare di darle un'indicazione relativamente al tema del fair use, effettivamente il fair use, la dottrina, le norme sviluppate negli Stati Uniti sul tema del fair use non trovano uguale applicazione in ambito europeo. Perché? Perché storicamente i modelli di riferimento normativo sono diversi. Gli Stati Uniti si sono formati su un modello, diciamo, di derivazione anglosassone che aveva determinati presupposti per il copyright. Noi ci siamo formati su un modello diverso, continentale, di derivazione francese, sul tema del diritto d'autore. E volontariamente uso due termini diversi perché sostanzialmente sono diversi. Questo non significa che nel nostro ambito vado a livello estremamente regionale, ma italiano, non ci sia una norma che permette l'utilizzazione di alcuni frammenti di opere altrui per determinati usi senza richiesta di autorizzazione. In particolare, se faccio un riferimento alla vecchia normativa, le risponderei dicendo che c'è un articolo 70 nella nostra legge autore che parla della citazione, quindi dell'uso di un breve brano, legandola però a un fine, quindi non solo alla non sussistenza di una concorrenza commerciale di un uso, che è invece la base del fair use, ma invece a un fine specifico, quale può essere quello di critica, discussione, insegnamento, ricerca scientifica. Uno di questi è, diciamo, l'elemento fondante per il diritto di citazione. Se ne rispondo in base anche alla nuova direttiva, e su questo quindi mi riallaccio anche a quanto è stato detto precedentemente, anche nella nuova direttiva, parlando di condivisione di file sharing tra utenti di contenuti, si dice effettivamente in modo espresso all'articolo, appunto, imputato 17, nuova numerazione, comma 7, si dice che gli utenti continuano ad avere diritto a condividere liberamente per uso di citazione, critica, rassegna, caricatura,
paradigma, che sono quindi quegli elementi già noti nel nostro ordinamento, il riferimento letterale alla direttiva precedente, ma sostanzialmente la collocazione della medesima. E su questo mi permetto di aggiungere qualcosa che non sta nella sua domanda, ma che mi viene in mente precedentemente. Effettivamente il tema dell'applicazione di queste eccezioni con la raccolta dei dati degli utenti è un tema molto importante, perché occorre capire come bilanciarlo, e secondo me l'attuale direttiva non dà una risposta, perché dice che la direttiva non impone obblighi di raccolta dei dati, salvo poi rinviare alla normativa specifica sulla GDPR, l'e-privacy. Quindi in realtà il tema del dato dell'utente in questo settore sarà un tema molto sensibile, e non a caso in una delle prime slide che io avevo messo era il mattoncino più lontano che arrivava, che non ho collocato né a destra né a sinistra, perché effettivamente è un tema sensibile che può portare quella bilancia a dare un senso piuttosto che nell'altro. Perché non so se questo può in qualche modo averle aiutato quantomeno a dire vado a vedermi qualcosa di più su un tema piuttosto che un altro, e le confermo che di per sé, così come lei probabilmente l'ha studiato secondo la dottrina del Ferrius, non trova un equivalente pieno nel nostro ordinamento. Così come ci sono norme nostre che non si trovano poi. Non c'è un progetto di incontro internazionale? No, sul tema del Ferrius direi no. C'è qualcosa di meglio. Non ti parlo io. Grazie. Sì. Dato che esiste il framework del copyright, c'è un tentativo di liberare il materiale utilizzando delle licenze d'uso. Non so se hai sentito parlare di licenze Creative Commons. Cos'è la licenza? Io sono il detentore dei diritti e in fase di pubblicazione rinuncio a una serie di diritti di riproduzione, di utilizzo, modifica, adattamento del mio materiale, in modo tale che l'utente, nel momento stesso in cui accede al mio lavoro, sa già di poter prendere un pezzo, modificarlo, fare banalmente una traduzione. Se un videomaker, voglio fare un voice over in un'altra lingua di un tuo video, se il tuo video è pubblicato con una di queste licenze, tu potresti indicare già esplicitamente, non c'è nessun problema dal mio punto di vista, se voi fate degli adattamenti in un'altra lingua, se ne fate una versione modificata, mi piace desaturare tutto, prendo il tuo video, lo faccio bianco e nero. Queste licenze sono quelle che sono alla base di Wikipedia e di altri progetti, per cui tu online riesci a trovare grandi quantità, per fortuna adesso, di materiale libero che puoi riutilizzare senza problemi, e adattarlo, modificarlo, includerlo nelle tue opere. E queste sono dei modi per, muovendosi all'interno della legge sul diritto d'autore, di poter uscire da questa gabbia, per cui tu ti ritrovi che dice il fair use in Italia, no, lì sono 70 anni dalla morte dell'autore, di là sono 50, negli Stati Uniti tutto quanto prodotto dal governo nel pubblico dominio, in Europa no, o non dappertutto, per cui sei, producendo del materiale con quelle licenze, sei più libero tu e dai possibilità ad altri di fare le stesse cose senza però rinunciare ai tuoi diritti, come io sono l'autore, non puoi prendere il mio video e dire che l'hai fatto tu, eccetera. Qualche altra domanda? Oh. Sei stata un qualche secondo più rapida. Sì, solo se in questo ambito c'è stata qualche innovazione, c'è qualche cosa che in questa direttiva ha innovato le licenze, o comunque ha dato, perché nascono, mi pare, soprattutto in ambito americano, nelle Creative Commons, ha dato un qualche segnale di recepimento. C'è una domanda? Allora, io qui mi sentirò di poter dire finalmente qualcosa di molto utile a tutti dal punto di vista del rassicurarli. Le licenze Creative Commons altro non sono che una forma contrattuale, una dichiarazione di volontà dell'autore, e quindi è più
pienamente valida in quanto sia l'autore a renderla. Quindi non abbiamo bisogno di una norma di legge, perché già riconosciamo i contratti in tutti gli ordinamenti. Quindi sono pienamente d'accordo che laddove l'autore abbia dichiarato attraverso l'abbinamento al proprio contenuto protetto, abbia dichiarato la volontà di non porre limiti al riuso con modifiche, al riuso con scopo, senza scopo di lucro, cioè tutte le varie abbinamenti possibili delle Creative Commons, queste hanno pienamente validità attraverso nel circuito di utilizzazione e quindi non necessitano di alcun intervento, per fortuna, normativo e possono essere liberamente utilizzate. Se anche qui vi riporto alla nostra nuova direttiva invece copyright, l'unica cosa non è il tema di licenze Creative Commons, però la innovazione contrattuale a cui facevo un po' riferimento all'inizio la troviamo in alcune norme che parlano di effetti estesi di licenze collettive. Quindi il tema della estensione a soggetti che non hanno effettuato questa dichiarazione di volontà è preso in considerazione nella direttiva. Con queste forme appunto di diciamo rappresentanza collettiva data dalla norma di legge anziché dalla volontà contrattuale, un po' come se un'associazione diciamo un'associazione che porta un certo tipo di interesse e quindi se ne fa titolare potesse rappresentare fini contrattuali anche soggetti che non sono iscritti a quell'associazione. Nella direttiva in alcuni casi si prevede anche questa ipotesi, al fine di semplificare l'uso di contenuti che non abbiano un vero e proprio mercato, che non è, di cui sia difficile individuare i soggetti titolari, che siano solo frammenti, eccetera. Sì, io volevo tornare sul testo. Sì, grazie. Sul testo e data mining, cioè vorrei chiedere e poi fare un'osservazione a seguito della domanda se c'è una definizione in un glossario, immagino, che accompagna la direttiva su che cos'è il text and data mining, cosa si intende in quest'ambito di text and data mining, perché temo che diciamo questo tema sia stato trattato come un po' tutti i temi trattati in questa direttiva, come diceva Giuseppe, pensando ai big player, ai grandi editori, eccetera. In realtà il text and data mining, e su questo è anche una domanda per Giuseppe, in informatica è una cosa che ad esempio riguarda anche i filtri, cioè nel senso che per poter applicare i famosi filtri all'upload di contenuti sul web, tu in pratica devi fare text and data mining. E riportandolo invece all'ambito delle biblioteche, che diciamo, sono per quelle istituzioni insieme a archivi, musei eccetera, che per garantire la conservazione hanno delle eccezioni al copyright, possono usufruire di eccezioni al copyright, ecco la conservazione intesa come è intesa nell'ambito dei beni culturali, quindi come qualcosa che si accompagna necessariamente all'accesso, è meglio garantita e diciamo assolutamente necessaria quando si parla di conservazione del digitale. Cioè se non si può fare text and data mining, non si può garantire la conservazione e l'accesso a lungo termine a grandi masse di dati e di documenti digitali. Quindi le istituzioni culturali, che per definizione non rientrerebbero esattamente tra gli istituti di ricerca, non so poi come potranno muoversi in questo senso. Allora, adesso la definizione è questa, intanto siamo tecnici, poi la commentate. Qualsiasi tecnica di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni quali modelli, tendenze, correlazioni. C'è qualunque cosa. Perché il problema è esattamente quello. Nelle esclusioni, una cosa che pensavo ieri guardando i vari punti, tra le attività che abbiamo svolto con l'associazione ci sono state le attività con la biblioteca Renzo Renzi della Cineteca, e nel parlare con loro vedevo il tipo di attività che fanno, per esempio lo spoglio delle riviste
per identificare gli argomenti trattati dal singolo articolo all'interno della rivista, in modo tale da poter avere un indice, e cercando un argomento c'è la lista di tutti gli articoli con il numero di pagina nella specifica rivista che contiene quell'argomento. Questo è un tipico esempio di text mining, cioè l'analisi del testo per identificare degli elementi. Degli elementi che poi vengono utilizzati, un'informazione, come è nella definizione. Poi, come segnalavi, il fatto stesso di generare un'impronta digitale di un materiale è una tecnica informatica che si basa sul materiale e genera una nuova informazione che identifica quel materiale. Per cui sì, è un problema. Se io domani volessi creare un'azienda che, lavorando su dei testi, generasse questo indicizzatore automatico di riviste, potrei farlo, no? C'è la sezione di chiunque può fare text mining, ma deve cancellare subito. No, sarebbe un'azienda, cioè, sì. Le biblioteche non potranno fare la loro propria, la propria mission conservativa se non potranno fare text and data mining, cioè nel digitale così. Non lo può fare un'azienda, non lo può fare qualunque istituzione non rientri tra quelle indicate esplicitamente. Sì, l'eccezione sul punto, come dicevamo prima, è duplice, quindi volontariamente avevo proprio messo due slide per segnalare la diversità, da un lato, delle anche biblioteche per scopi di ricerca scientifica, perché le biblioteche sono espressamente indicate tra i soggetti ammessi, comprese le biblioteche, e sono soggetti ammessi sia ai fini specifici di cui stiamo parlando, sia ai fini della conservazione nell'Istituto di tutela del patrimonio culturale, biblioteche accessibili al pubblico. In entrambi i casi, se l'interesse è come biblioteca, per tutte e due le eccezioni ho l'accessibilità della biblioteca all'eccezione. Che cosa posso farci come biblioteca? Se lo scopo è quello relativo appunto a un fine scientifico, di ricerca scientifica, posso accedere a quella forma anche di conservazione sia della parte documentale utilizzata, sia ovviamente dei risultati del text and data mining, cioè dell'informazione ricavata dall'attività. Se invece la finalità è altra, e quindi non è più contenuta all'interno di quello che abbiamo detto, interviene la seconda eccezione, che ha due limitazioni. La base documentale di database utilizzata non può essere conservata, salvo ovviamente che non ci sia un'altra ragione per la legittima conservazione, perché se la biblioteca è il proprio archivio, ovviamente il proprio archivio lo mantiene, non mantiene la riproduzione eventualmente utilizzata ai fini del text and data mining, mantiene l'informazione derivante, certo quello è il frutto dell'attività del text and data mining, quindi non si pone un tema di titolarità di diritto dell'originario titolare sul risultato finale. In questo caso effettivamente appunto l'archivio eventualmente non per altre ragioni legittimamente conservato non potrebbe essere conservato, i risultati sì, e c'è in questo caso l'eventuale limitazione della riserva all'applicazione piena di questa norma. Questa riserva serve proprio a bilanciare la circostanza dell'eccezione a favore di chiunque, non solo della biblioteca pubblica, ma chiunque. E quindi sono un'azienda che realizza un nuovo business su questo, allora andrò a bilanciare il mio interesse di business con chi sta facendo per il mio business sull'origine. La logica è questa. E non so se con questo ho dato anche quel elemento in più utile. Ho una domanda, sì. Io per lei, secondo lei quante volte la riserva non sarà applicata? Non ne ho più. In quale caso un editore non applicherebbe la riserva per gli usi che non sono esplicitamente permessi? Allora c'è un punto che è quello che avevo cercato di sottolineare prima, che è quello dell'avere in mente che la tecnologia di cui stiamo parlando è una tecnologia digitale, quindi anche questa espressa riserva, ci dice la direttiva, deve avere una forma appropriata.
che vuol dire fare degli investimenti, perché ovviamente se la forma deve essere appropriata, è un po' come le misure di sicurezza efficaci previste attualmente dalla nostra legge autore. Perché una misura di sicurezza sia efficace da parte degli investimenti, quindi lo stesso soggetto imprenditore che deve bilanciare gli interessi lo fa in base alla considerazione dell'investimento necessario. Il secondo elemento, quando non lo applica, noi conosciamo già una ampia platea di attori che si muovono nel mercato della conoscenza secondo logiche diverse, quindi ad esempio anche quelle open, anche quelle Creative Commons. Io non credo che quello vada a incidere in modo negativo. Certamente ci sono platee di attori diversi che in una logica concorrenziale si muovono diversamente, ecco perché c'è la condizione della concorrenza. Quindi la logica mi sembrerebbe quella. Poi la lato pratico lo dovremmo necessariamente attendere a vedere. E su tutto questo compie naturalmente l'implementazione nazionale di queste cose, dove deve diventare una bella esperienza. Una cosa che per noi è molto importante, un filmmaker, insomma, chi ha a che fare con immagini, la questione quando riprendi persone, come si sapeva nella parola. Vedi se partizza quella, sì. Sì, ma c'è una parola, il diritto d'immagine, che ti devono filmare, no? La liberatoria. Esatto, questa è la parola che mi manca. La liberatoria, esatto. Una cosa che mi chiedo, in Italia più o meno è chiara, almeno ne ho più o meno idea chiara, ma siccome mi rifaccio e ho degli esempi, insomma, che vorrei in qualche modo emulare, di gente che va fuori, va all'estero a fare magari servizi, o anche fotoreporter che vanno in posti in cui c'è guerra, rivoluzioni, cose del genere, capita che tu magari riprendi sia minori sia adulti e non puoi stare lì a farti filmare la liberatoria da tutti. Quindi mi piacerebbe sapere come si collega il diritto italiano, il diritto europeo e il diritto dei vari stati o comunque di queste persone che difficilmente verranno a chiederti i diritti per la tua immagine in qualsiasi modo tu li userai, però vorrei appunto avere un'idea un po' più chiara se è possibile da questo punto di vista di questo tema. Sì, penso di poter essere abbastanza sintetica nel risponderle, che devo dire che in Italia abbiamo una forte tradizione perché risale proprio dal primo testo della legge del 41 in materia di contemperazione di diritto all'immagine, che è quello appunto del soggetto che viene ripreso, e dall'altro di diritto a dare informazioni. Questa contemperazione vede appunto un equilibrio nel momento in cui nella legge appunto in materia di diritto d'autore, come interpretata in modo univoco ormai dalla nostra Cassazione, da tutti i nostri giudici, si dice vi è un diritto all'immagine salvo che non vi sia un esercizio di un legittimo diritto di cronaca. Quindi il tema della liberatoria viene a cadere tutte le volte in cui io sto rendendo un'informazione. Viene invece ad essere un tema rilevante nel momento in cui io sto facendo business, pubblicità, promozione, sto facendo qualcosa di diverso dalla stretta informazione. E quindi da questo punto di vista direi che lei, informandosi specificamente su come sono questi bilanciamenti e come funzionano, trova ampio spazio di manovra senza dover mandare il reporter a farsi filmare la liberatoria, che chiaramente non sarebbe quello l'ipotesi, perché immagino che tutte le riprese abbiano poi una finalità, quantomeno di narrazione, di cronaca, di riferimento. Il tema delle immagini e del diritto delle persone su queste immagini mi ha fatto venire in mente anche che, e riporto sempre la direttiva e l'oggetto della nostra giornata di oggi in materia di copyright ultima, è stato anticipato precedentemente, anche se non c'è la cosiddetta appunto norma liberatoria sul panorama in genere, è stata trovata collocazione l'eccezione che dovrà essere attuata a livello italiano perché per noi è leggermente diverso, per cui non è protetto da diritto, lo dico secondo la nostra normativa, connesso anche se all'estero a volte diritto d'autore, la riproduzione di opere dell'arte visiva in pubblico dominio. La normativa, l'articolo adesso è il 14 ed era quello che precedentemente vedeva vicino anche il diritto alla panoramica.
nella legislazione italiana è molto più complicata a causa del codice dei beni culturali, direi che l'applicazione sarà molto complicata. Sì, anche perché in realtà questa norma, l'articolo 14, interviene sotto il profilo del diritto connesso, non del cosiddetto diritto museale, eventualmente sul bene culturale. Assolutamente vero. Ma c'è un'informazione che fa comunque business? Se è un'informazione che fa comunque business, non esclude, cioè la circostanza che lei abbia un ricavo economico dall'attività di informazione o cronaca che rende, non esclude la possibilità di agire senza l'autorizzazione, senza la liberatoria. Perché, per intenderci, tutti i giornali di cronaca che riportano l'immagine della manifestazione che è avvenuta in piazza, sicuramente lo cercano di vendere il giornale, cioè un ritorno economico c'è e non è escluso. La norma non dice deve essere senza scopo di profitto o di lucro, dice deve esserci un legittimo diritto di cronaca. Sì, è un tema interessante soprattutto sotto il profilo della inibitoria, cioè se io faccio informazione, quindi esercito un'attività informativa, e questa attività informativa è un'attività non consentita, posso subire un provvedimento inibitorio. Io fotografo, esercito un'attività preordinata a informare, faccio cronaca. Questa attività che ha un contenuto informativo, ipotizziamo che questo contenuto informativo sia un contenuto che veicola un profilo di illiceità. Questo tipo di informazione può essere bloccato oppure no? Se per illiceità lei intende che c'è un interesse della persona che ha maggior valore giuridico, tipicamente potrebbe essere l'ipotesi in cui vi è un danno all'onore e alla reputazione della persona e che l'informazione che lei sta rendendo non giustifica quel danno, sì, l'inibitoria è possibile. È un'inibitoria che viene concessa dal giudice anche in via d'urgenza. Per cui l'esempio più classico che tutti così capiamo, l'ipotesi della fotografia all'interno di Villa Certosa, è stata ritenuta violazione del diritto della privacy perché non c'era in relazione a quell'informazione un prevalente diritto all'informazione. La Cassazione, la giurisprudenza sempre ci indicano il discrimine tra informazione e morbosa curiosità. L'informazione è cronaca. La morbosa curiosità è illecito se non c'è consenso. Bene, ci sono altre domande? Io invece volevo chiedere una cosa relativa al fatto sempre di immagini condivise, in questo caso, se per esempio uno ha un blog e all'interno di quel blog parla di cultura, comunque vuole parlare di artisti, autori, libri e utilizza immagini trovate sul web, utilizzando comunque il relativo copyright, quindi citando comunque la persona o rimandando alle pagine dal quale ha trovato quelle immagini, può farlo? Non può farlo? Allora, se le rispondo in relazione al diritto all'immagine, quello che abbiamo detto fino adesso non cambia, cioè la circostanza che lei sia un giornalista professionista e quindi fa cronaca per professione, o che lei dia un'informazione di pubblico interesse, quindi comunque non limitata o stretta cerca della famiglia e degli amici, ma di pubblico interesse, quindi che abbia una sua dignità come informazione, ma che lo faccia come oggi, non cambia quello che ci siamo detti in relazione al diritto all'immagine. Quindi il problema è la persona ripresa, l'artista, il calciatore, la star dello spettacolo, eccetera. Risposta le devo dare se il problema che lei si pone è in relazione al diritto del fotografo dell'immagine che lei ha ripreso, e in tal caso potrebbe esserci tema relativo al diritto del fotografo, non è un tema di diritto all'immagine ma del fotografo, quindi lei deve valutare se quella foto che ha ripreso è concessa ad esempio attraverso la licenza Creative Commons che le permette l'uso a quel punto anche solo non commerciale per essere sufficiente. Sì, l'utilizzo anche semplicemente di frammenti dell'immagine, anche non utilizzare l'immagine intera, per esempio
amico produce, però pubblica sì, i suoi lavori. Non è tanto il diritto all'immagine, è un problema di che cosa stai riprendendo, e quindi il tema è più complesso, perché lì è un contenuto di un quadro, di un lavoro, di un restauro, eccetera, che dove il tema è più complesso. Anche se viene citato comunque l'autore. Cioè l'autore viene citato sotto l'immagine, all'interno dell'immagine, taggato, cioè linkato all'interno dell'immagine. Sì, ma lei non si può comunque, cioè si può comunque cadere sì, nella sì, lei può fare un uso all'interno di quell'articolo 70 a cui facevo riferimento corrispondendo precedentemente al suo collega, su quello che può essere la maggiore cosa che assomiglia di più al fair use che abbiamo in ambito nazionale, quindi della citazione. Attenzione però al fine deve sussistere un fine specifico di discussione, di ricerca scientifica, di insegnamento o di critica. Siamo arrivati all'ora in cui dobbiamo chiudere con meglio per quanto manca 10 minuti prima di chiusura. C'è ancora qualche curiosità? Allora, io devo comunque ringraziare la Fondazione Gramsci per questa iniziativa e senz'altro, almeno per quanto riguarda, diciamo, il perimetro degli istituti culturali, anche l'Istituto dei Culturali della Regione, su questo tema faremo, perché il percorso di implementazione di questa direttiva, implementazione della nostra normativa, naturalmente sarà un percorso accidentato come è stato in altri casi, ma per gli impatti, qui abbiamo avuto qualche accenno, per gli impatti in termini di servizi, di biblioteca, di musei e anche dei servizi digitali per chi hanno realizzato questo, naturalmente è un tema di grande rilievo. Qui siamo a livello di direttiva, quindi finché non viene implementato delle norme valgono le norme vigenti, però avete visto il termine 2 anni, poi magari da voi saranno 3 con sanzione, però la cosa dovrà essere fatta. È bene che cominciamo, diciamo, a avere questo quadro di riferimento e anche a immaginare come possa essere tradotto nella nostra normativa e anche nella nostra cultura. Sapendo che c'è molti operatori, molti editori, quindi una sorta di paura del digitale, io l'ho vista in un ambito che sarebbe... c'è una legge specifica, il deposito legale, dove sul deposito legale di volumi cartacei, come dire, ormai c'è un lungo consolidato, c'è magari chi evade, ma poi dopo l'obbligo, ma lì dopo arriva la finanza, una scatola. Per quanto riguarda il digitale, pensate che la legge sul deposito legale ormai si avvia a oltre 10 anni. Siamo ancora alla fase sperimentale, ma una fase sperimentale vera, i periodici digitali, su cui siamo a Bologna, pensate, le riviste del Mulino online, non è stata ancora fatta proprio perché c'è tanta diffidenza, pur essendo un perimetro ben definito e peraltro accessibile da alcuni istituti ben so che la NOC, siamo a Bologna, potrebbe essere in questo caso l'Archiginnasio che gestisce l'archivio regionale del libro per conto della regione Emilia-Romagna e la biblioteca universitaria, se non sbaglio, per la parte. Quindi immaginiamo qui quale le negoziazioni che si sono svolte a livello europeo anche nel nostro paese saranno molto accentuate e naturalmente rimane questa dialettica tra diritto di eccezione, tra diritto
diritto di accesso, di libero accesso alla cultura e tutela dei diritti, eccetera, eccetera, diventerà. Quindi noi ci ritorneremo. Con questo naturalmente io vi ringrazio per la grande chiarezza di nostro. Nonostante il testo da cui sono venuta a partire. No, il testo io lo stavo guardando, adesso l'avevo letto sommariamente, effettivamente richiede un esame psicologico. Pensavo di essere stanco la prima volta, adesso si sta rendendo conto che è proprio il testo. La prima lettura si rende conto di una cosa. E ringrazio Beatrice Fumegatti e ringrazio Giuseppe Puttini perché ha espresso con grande chiarezza invece la posizione di chi tutela l'accesso alla, che queste due cose, il bilanciamento poi caratterizza anche la nostra democrazia, perché questo ad essere, ed è giusto che queste due cose senza impedire l'una e all'altra di esprimersi. Quindi io ringrazio poi voi perché siamo a quest'ora siamo tanti, questa è una sala che è stata riempita, quindi io vi ringrazio, grazie e alle prossime.